Salvo Cilona, parliamo ancora di questo giallo dei 150.000 turisti di Sharm el Sheikh. A tuo avviso è una vicenda conclusa? È tutto chiarito o c'è ancora qualcosa da dire e da chiarire, appunto? Beh, diciamo che non erano soltanto turisti che andavano a Sharm el Sheikh, ma sostanzialmente in tutto l'Egitto, quindi Hurghada, Marsalam, ma anche parte andavano in Tunisia, da quello che io ho potuto capire. Certamente è estremamente difficile di verificare se ci sono stati dei contatti ufficiali per capire se noi a Taormina e il comprensorio chiaramente potevamo ospitare questa massa di clienti che sostanzialmente doveva arrivare fino al 30 di aprile. Dico 30 di aprile perché i governi hanno bloccato i voli nelle zone calde dei paesi arabi che stanno attraversando un momento estremamente difficile e quindi hanno previsto, diciamo, che dovevano essere 150.000. Ma io non voglio entrare nel merito anche perché è estremamente difficile poi verificare con estrema precisione. Il problema non è questo se abbiamo detto sì o abbiamo detto no. Il problema è un altro. Noi non ci siamo preparati sostanzialmente a questa eventuale fortuna, chiamiamolo così, che poi fortuna non è perché noi avremmo tratto vantaggio di un guaio che sta attraversando un altro paese concorrente dal punto di vista turistico con noi. Io già discutendo anche con amici e persone, avevo detto che era opportuno, il momento che sono iniziati i tafferugli e i problemi, soprattutto in Tunisia all'inizio e poi in Egitto, era opportuno già aggredire, prima andare a capire quali erano i mercati che sostanzialmente vanno in massa a Sharm in Egitto e negli altri e negli al nelle altre città dell'Egitto e di andare a aggredire quei mercati, il tedesco, il russo, che vanno a cercare un po' di sole e un po' di caldo durante l'inverno, con della pubblicità mirata per far sì che, visto che non possono andare più in quei paesi, di venire da noi. Secondo te andava fatta quindi un'azione preventiva? Chiaramente, tra l'altro, ma io non è che lo sto dicendo così per fare pubblicità a me stesso. Io a giugno avevo già parlato con il sindaco. Taormina ha bisogno intanto di due cose importanti: la riforma della spazzatura e la programmazione per la promozione turistica. Quindi risale a giugno e gliel'ho detto con testimoni presenti, non ero io il sindaco soltanto, ma c'erano anche delle persone che rappresentano istituzionalità a Taormina. Da quel momento non se n'è fatto niente. Ecco, l'assessore Mennella, assessore al turismo, obietta però che esiste già il cosiddetto piano strategico per il turismo. Ma io su quel piano strategico avrei tante cose da dire, anche perché poi noi abbiamo apportato in Consiglio Comunale diverse modifiche, ma di quel piano strategico non se n'è visto niente, non se n'è fatto niente, quindi io non so cosa dire. Per quello che mi riguarda, io già a dicembre, quando venne fuori lo scandalo degli alberghi chiusi a gennaio, quando ci fu lo scandalo degli alberghi chiusi con delle dichiarazioni stampa che in effetti non hanno fatto bene alla città di Taormina, ho presentato una mozione in consiglio comunale e il presidente del consiglio mi aveva promesso che avremmo trattato la mozione che riguardava il turismo subito dopo dei passaggi estremamente importanti che riguardavano queste somme urgenze e piccole altre cose. Ebbene, noi in Consiglio Comunale non riusciamo a fare niente, ma non è colpa della minoranza, perché noi siamo sempre presenti, è colpa della maggioranza che non ha i numeri, che non c'è, e quindi non ci dà l'opportunità eventualmente di dare quella spinta propulsiva. Oggi in Consiglio parliamo del nulla e non si parla dei fatti importanti che riguardano la città, che è soprattutto il turismo, perché noi viviamo di turismo.
Il Presidente del Consiglio ha parlato poche ore fa di troppe assenze ingiustificate tra i banchi consiliari e in particolare si riferiva probabilmente alla maggioranza. Eh beh, è chiaro questo qua, sicuramente non si può riferire a me perché sono uno dei più presenti in consiglio e non soltanto presente che mi vada a sedere, ma presente perché propongo sempre qualcosa per la città, cerco di essere conseguenziale per i fatti importanti che riguardano la città, sulle altre cose chiaramente non posso essere favorevole perché c'è qualcosa che poi alla fine non va. Ecco, il sindaco in una intervista di pochi giorni fa ha detto che quest'anno Taormina potrebbe o molto probabilmente avrà un turismo in crescita e le prospettive sono interessanti. A tuo avviso? Beh, io dico che potrebbe essere questo, diciamo, non soltanto un pensiero, ma un auspicio che ogni sindaco logicamente farebbe alla sua città per migliorare quello che è, diciamo, l'attività produttiva della città. Il fatto è un altro, che noi oggi ci ritroviamo con quasi tutti gli alberghi chiusi. I 5 Stelle. I 5 Stelle, io capisco che sia il San Domenico aveva bisogno di una manutenzione importante perché aveva tantissimi anni che non si apportavano modifiche alla struttura, all'immobile, addirittura aveva la facciata era in tre colori, quindi il San Domenico è giusto che faceva i suoi Qualcuno lavori. maliziosamente ha detto ristrutturazioni in atto, in itinere, però non è che magari c'è stata. Forse azzardiamo questa ipotesi, qualche telefonata e magari si è anche detto che le tariffe non potevano essere ritoccate all'ingiù. Beh, questo qua è, diciamo, un discorso che è venuto fuori già qualche mese fa, ancora prima che succedessero i problemi dell'Egitto. Si è sempre parlato che Taormina non può affrontare, diciamo, le tariffe che diciamo, i paesi dell'Egitto fanno, perché lì la manodopera costa poco e quindi loro sono in competizione scorretta nei nostri confronti. Questo può essere anche vero, ma in un momento così difficile, così particolare, io ci penserei bene. L'opportunità di fare diciamo, dei pacchetti allettanti alle grosse agenzie di viaggio, io non la scarterei. Però poi ognuno decide come gestire le proprie attività e le proprie aziende. Ma è chiaro che bisogna guardare anche alla città che ha bisogno di lavorare. Tanta gente rischia di non prendere la disoccupazione perché fa soltanto 5 mesi l'anno, cosa che non succedeva in passato, ma è ormai cosa risaputa. Ripetere le stesse cose non serve a nessuno. Noi l'unica cosa che dobbiamo fare è rimboccarci le maniche e cercare di ripartire. Io sono un po' perplesso, perché recuperare diciamo, tutte quelle presenze che perdiamo i primi 3 mesi dell'anno sarà difficile. Se noi recuperiamo nei confronti dell'anno scorso o di 2 anni fa, non recuperiamo niente perché abbiamo toccato il fondo 2 anni fa. Quello che abbiamo fatto nel 2010, quel piccolo aumento che c'è stato, è stato un aumento diciamo, nella negatività del 2009. Ecco, Mauro Passaracqua ha però sottolineato. Io vorrei, tecnicamente vorrei dire anche un'altra cosa. Noi diciamo che il 5 stelle, c'è stato l'aumento del 5 stelle in parte del 4 stelle del 24,5%. Beh, sono numeri che in effetti da una parte ci fanno contenti, ci fanno sorridere, ma dall'altra se andiamo ad analizzarlo, sono delle cose che non stanno in cielo in terra, perché il 5 stelle a Taormina ha, diciamo, fatto dei prezzi bassi che regolarmente un 5 stelle non fa e non facevano a Taormina, quindi diventano competitivi quasi quasi col 3 stelle. Ecco, Mauro Passalacqua ha sottolineato che Taormina d'inverno, anche negli anni passati, nella sua storia, tradizionalmente non ha avuto grandi presenze turistiche. Ha detto: non mi ricordo mai una Taormina piena di turisti in questo periodo. Cosa ti senti di dire tu a tal proposito? Probabilmente il sindaco ha ragione, devo dire che forse qualche persona in più c'era, ma non è questo il fatto.
L'obiettivo di ogni amministrazione è quella di destagionalizzare, di fare lavorare Taormina. Io dico una cosa, noi come amministrazione d'Agostino siamo stati soltanto un anno e 4 mesi ad amministrare la città e mi pare che le presenze dell'inverno 2007 non sono state poi così male, però dico non voglio tornare al passato. L'unica cosa che dico è che già da oltre 2 anni e mezzo e quasi si va già a raggiungere i 3 anni, l'amministrazione comunale di Taormina con il Palazzo dei Congressi non ha fatto niente sino ad ora. Il Palazzo dei Congressi è l'unico strumento che ci può dare l'opportunità di destagionalizzare, usandolo come congressi, polivalente come congressi e come spettacoli nei fine settimana.